Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è i neuroni. Cosa sono i neuroni? I neuroni sono cellule nervose che costituiscono l'unità funzionale del tessuto nervoso ed insieme al tessuto vascolare e al tessuto della neuroglia formano il sistema nervoso. Il tessuto della neuroglia è costituito dalle cellule della glia, che hanno la funzione nutritiva e di sostegno dei neuroni. Inoltre, li proteggono da corpi estranei in caso di lesioni. Come sono fatti i neuroni? Il nostro cervello contiene circa 100 miliardi di neuroni, diversi per forma e posizione, ma presentano delle caratteristiche uguali. Un neurone è formato da soma, detto anche pirenoforo o corpo cellulare. È la parte centrale del neurone in cui si trova il nucleo e altri organelli, responsabili delle principali funzioni cellulari. Dal corpo cellulare hanno origine dei prolungamenti detti neuriti, che sono i dendriti e l'assone. Dendriti sono fibre minori che assomigliano ai rami di un albero e hanno la funzione di trasportare il segnale nervoso dall'esterno all'interno della cellula, ossia verso il corpo cellulare del neurone, detto anche soma. I dendriti sono presenti in numero elevato, in quanto ricevono gli impulsi provenienti o da altri neuroni o da un organo sensoriale. Assone è una specie di prolungamento di lunghezza variabile che trasporta il segnale nervoso verso il centro della periferia, ossia dal soma all'estremità dell'assone. L'assone è una specie di conduttore elettrico perché grazie alla presenza di alcuni ioni come calcio e sodio viene creato un flusso ionico e di conseguenza una corrente elettrica. Infine verrà rilasciata una sostanza chimica detta neurotrasmettitore che, legandosi a specifici recettori, permette il passaggio di un impulso elettrico da un neurone all'altro. Nei prossimi video vedremo meglio come avviene questa neurotrasmissione. Gli assoni di alcuni neuroni sono avvolti internamente da una guaina mielinica, che è formata dalle cellule di Schwann. Questo strato di mielina, che riveste gli assoni, serve a proteggere e isolare le fibre nervose e a velocizzare la trasmissione degli impulsi. La guaina mielinica si interrompe in alcuni punti, formando i cosiddetti nodi di Ranvier, in modo da far saltare l'impulso elettrico da un nodo all'altro e velocizzare così la trasmissione da un neurone all'altro. La fine dell'assone presenta un rigonfiamento, detto terminale assonico o bottone sinaptico, che contiene vescicole importanti per il funzionamento della sinapsi. Attraverso questi terminali può avvenire la comunicazione con i dendriti o con il corpo cellulare di un altro neurone, in modo da far viaggiare l'impulso nervoso a destinazione. Qual è la funzione dei neuroni? Ricevere informazioni dall'ambiente esterno o interno, oppure da altri neuroni.
trasmettere il segnale ad altre cellule nervose, ghiandole o muscoli. Coordinare le azioni volontarie e involontarie. Regolare le proprie attività metaboliche per sopravvivere. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.